è uno storico gastronomico e voleva dire due cenni sulla cassola. Ve lo lascio un attimo. Questo piatto è fondamentalmente un piatto di origine celtica, quindi trovava sviluppo e trova ancora sviluppo in Francia, soprattutto nella parte nord-est della Francia, nell'Occitania, no? Nella lingua doc, insomma nella Provenza di oggi, poi in Spagna, soprattutto in Galizia e anche in Alsazia e poi naturalmente in Lombardia. È un piatto antico, è un piatto agricolo, è un piatto propiziatorio che si faceva proprio per solennizzare l'inverno, nel momento in cui maturavano certi vegetali, come nel nostro caso le verze, e poi c'era l'abbondanza della carne, soprattutto del maiale, tripudio di grandi caldaie, di grandi pentolami, no, nella quale si faceva un mangiare abbastanza collettivo. Noi adoperiamo soprattutto il maiale, altrove adoperano l'agnello, la locca, ma insomma fondamentalmente il criterio, diciamo, è lo stesso. Richiama come nome il recipiente in cui vengono cotti. Per cui noi abbiamo in Francia i poté, le casserole, e in Italia la cassella. La cassella perché? Ecco, da cassa, la cassa era il nome della pentola. Una cassa dentro la quale si cuocevano queste cose. Tant'è vero che il mestolo si chiama cassola nel dialetto di Valencia, no? E quindi si è sviluppata questa. Quindi non è vero che, come molti sostenevano, che questo piatto fosse di origine spagnola, perché Verri, Pietro Verri, che era uno dei grandi che ha scritto una storia di Milano alla fine del Settecento, che era uno storico piuttosto attento, non era uno storico che accoglieva facilmente le notizie, dice che questo piatto era già presente a Milano nel 1100 ed era presente in occasione del giorno di Sant'Antonio, che è il 17 di gennaio, e dove coincideva, era uno degli ultimi giorni dell'uccisione del maiale, quindi c'era l'abbondanza delle parti secondarie meno pregiate, che non si conservavano, i salumi, la parte fresca. E poi naturalmente il clou era la verza gelata, che in questi giorni, qui siamo un po' in ritardo già, ma diciamo che proprio nel mese di gennaio è il mese in cui gela maggiormente. Ogni città della Lombardia ha la sua ricetta, che sono un po' diverse. Per esempio nel Novarese mettono l'occa, perché c'era la grande influenza degli ebrei che non potevano mangiare il maiale, quindi mettevano l'occa, così anche nel Pavese. Insomma, ci sono delle piccole diversità. Anche all'estero si adopera l'agnello, si adopera il pollo, ma anche in Italia. Se noi andiamo a leggere e guardiamo un po' il vocabolario del Cherubini, che del 1839, troviamo la ricetta della cassola, fatta però di regaglie di pollo e di collo di pollo e di parti, insomma, secondarie del pollo. Soltanto nel vocabolario dell'Antonioni del 1889 c'è la cassola con la ricetta di oggi. Questo per dire che le ricette poi variano naturalmente non solo a seconda dei luoghi, ma anche a seconda delle disponibilità. Sono piatti poveri però che adesso sono diventati elitari, proprio perché sono piatti che sono, richiedono grandi quantità, lunghe cotture, tutte cose che noi non ci possiamo permettere, ce le permettiamo soltanto in occasioni di questo tipo. Allora, per concludere, volevo però dirvi alcune cose sulla cassola vera e propria. Cioè, la cassola era un piatto, quindi, popolare, come ho detto, ma poi diventato un piatto da borghesi nel 1800, e c'era un mucchio di contraddizioni, di segreti, di lotte su come doveva essere una cassola. Le foglie delle verze si devono sciogliere totalmente o devono restare coriacee? La carne deve essere così cotta da potersi staccare, quasi già staccata dall'osso,
oppure deve essere più compatta. La brodosità deve essere collosa, teca, come dicevano a Milano, come dicono a Milano, oppure più brodosa, eccetera. Ci deve essere il Salamin de Verze soltanto, anche la Luganega. Poi un'ultima cosa fondamentale, ci deve essere il pomodoro o no? No. Il pomodoro è un fatto più recente, il pomodoro è apparso in Italia soltanto all'inizio dell'Ottocento, e quindi nell'uso comune, quindi non ci poteva essere. E poi l'ultima cosa, molto importante, deve essere mangiato il giorno stesso in cui viene fatto o il giorno dopo? Punto interrogativo. E con il punto interrogativo vi ringrazio, godetevi la cassella di vino. Grazie.